La basilica edificata nel VI secolo è quella sussistente sino ad oggi. La basilica, dedicata alla Divina Maternità di Maria, è preceduta da un doppio atrio e dal Nartece, dal quale si raggiungono i grandi locali per i catecumeni e il battistero. L'altare maggiore è al centro delle tre absidi in corrispondenza della Grotta Santa. Giustiniano realizza le due scale che dal presbiterio scendono alla grotta per permettere il passaggio di un maggior numero di pellegrini. L'apertura delle scale delimita l'estremità orientale della grotta, dove un altare fissa il punto della nascita di Gesù. È con l'intervento di Giustiniano che i pellegrini indicano due luoghi nella grotta, il luogo della nascita e quello dove era posta la mangiatoia. Altre memorie arricchiscono la basilica, la cisterna dei magi nella quale i puri di cuore vedono ancora riflettersi la stella e il bacile con l'acqua inesauribile del primo bagno di Gesù.